Oggi e domani, per antichissima tradizione, la Chiesa non celebra l'Eucarestia. Ci siamo radunati in assemblea intorno alla parola di Dio per ricordare la passione e la morte in croce di Gesù, la sua sofferenza e umiliazione nella morte. Preparano la sua glorificazione. La celebrazione si svolge in tre momenti: la lettura della parola di Dio, l'adorazione della croce, la comunione eucaristica. Iniziamo con semplicità e in preghiera silenziosa. È il silenzio dell'uomo che conosce il suo peccato e la sua miseria. È il silenzio dell'uomo che si prepara a riconoscere le meraviglie delle opere di Dio che sa trarre la vita dalla morte. Ci prostriamo. Ricordati, Padre, della tua misericordia. Santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e rietto dagli uomini, uomo dei dolori che vengono scelto a dire come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze
ci addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come una pecora muta di fronte ai suoi posatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma il Signore è piaciuto postarlo con dolore. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge, sono come un morto, lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete salvo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque, con piena fiducia, al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte.
venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo». Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima ad Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco,
essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?». Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?». Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?». Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?». E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?». Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba». Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei giudei», e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli. Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me
se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo, chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i giudei gridarono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifigilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione, la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti e dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo la colse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parascede, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto,
non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parascere dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Ascoltiamo questa sera il racconto della passione e lo viviamo ancora più da vicino negli eventi che si snodano in queste ore che stiamo vivendo e celebrando insieme. Giovanni, nel racconto della passione che abbiamo ascoltato, ha dei particolari significativi, come al solito, come ci dicevamo anche ieri sera. L'attenzione di chi ha seguito Gesù da vicino ha colto anche le parole, forse che a qualcuno erano sfuggite. Personaggio Giovanni coinvolto in piena persona sotto la croce, nell'affidamento alla madre. C'è un particolare della narrazione giovannea che vorrei prendere come spunto per una breve riflessione. È la capacità di Gesù di essere sempre fedele e coerente. Fedele e coerente con quello che Lui è. Gesù non ha tradito, Gesù non ha rinnegato, ma non ha nemmeno rinnegato e tradito se stesso. Non ha mai in qualche modo barattato il suo nome, la sua identità, per amore della verità. Più di una volta abbiamo sentito nell'interrogatorio Gesù: sei tu, sei tu, sei tu. E questa risposta decisiva e forte, no? Di Gesù: sono io. Io sono. Questa parola fa tremare, fa indietreggiare, perché porta l'eco della presenza stessa di Dio. E Gesù non nasconde quello che Lui è. E per quello che Lui è, quello che è chiamato a vivere in quell'ora, continua a domandare: chi cercate? Chi cercate? Perché io sono qui. Questa è la domanda che ci facciamo anche noi questa sera, di fronte a un Gesù che non ha mai smesso di dire: sono qui per te, io sono qui per te. Ti domando: ma tu chi cerchi ancora? Chi cerchi? Di fronte alla domanda di Pilato: che cos'è la verità? Gesù non risponde, ma perché è Lui presente. E ancora una volta un modo di dire silenziosamente: io sono qui. Ecco, questo atteggiamento profondo e coerente di Gesù è la
certezza, di una stabilità nella nostra vita che non viene meno. L'amore di Dio non soffre la condanna, l'arresto, non soffre l'essere spezzato, non soffre gli eventi del tempo e della storia. Dio non scappa, Dio non scappa, ma rimane, e Gesù ne è un segno potente. Noi siamo piuttosto come Pietro, che rinnega non soltanto Gesù, ma anche se stesso. Io non lo conosco. Questa parola di fronte a chi cercate è veramente tragica. È la passione nella passione. Io sono qui, dice il Signore. E noi con Pietro diciamo: io non so chi sei. Questa parola è detta 3 volte. E sappiamo che Pietro, quando si renderà conto di questa incoerenza profonda, di questa ancora paura che non è riuscito ad affrontare, di questo non lasciarsi andare nei confronti di ciò che Dio sta facendo per lui, piangerà, piangerà tanto. Questa sera noi piangiamo per la croce del Signore, ma piangiamo per questo nostro "non ti conosco, non so chi sei", che mette una distanza di fronte a una presenza. E il Signore che muore in croce, che diventa in qualche modo l'agnello mansueto che non parla più, che potenzialmente non fa più paura a nessuno, questa sera davanti a noi, ci farà ancora paura, Signore? Muore per noi, forse perché la morte ci aiuti a riconoscere che era Lui che noi amavamo. Continuiamo la nostra celebrazione con una preghiera universale, grande, che abbraccia il mondo. La preghiera che nasce da un cuore, il nostro, trafitto per l'amore. Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra, e doni a noi una vita serena e tranquilla di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio Onnipotente ed Eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato la sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
Preghiamo per il nostro Vescovo Matteo, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. Dio Onnipotente ed Eterno, che con il Tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che Ti rivolgiamo, perché secondo il dono della Tua grazia, tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, Ti possano fedelmente servire, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della Sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la Tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei nostri catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti tra i Tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica Sua Chiesa. Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del Tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la Sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del Suo nome e nella fedeltà alla Sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le Tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della Tua Chiesa, perché il popolo primogenito della Tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possano entrare anch'essi nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità, camminando alla Tua presenza in sincerità di cuore, e a noi Tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel Tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del Tuo amore, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, Tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di Te che solo quando Ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della Tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in Te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle Tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la Tua sapienza coloro che ci governano, perché con il Tuo aiuto promuovono su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa, per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente,
perché liberi il mondo da ogni disordine, allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti, la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, conforto degli afflitti, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente, perché tutti si rallegrino di aver ricevuto nelle loro necessità il soccorso della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Ed ora prepariamo il cuore all'adorazione della croce. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Questa sera l'adorazione e il bacio della croce acquistano una modalità ancora più intima
e nel nostro cuore. Ci prendiamo questo tempo per adorare il Signore e abbracciarlo così come siamo, così dove siamo, con tutto il nostro cuore.
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. La celebrazione tra poco si concluderà in silenzio. E il silenzio è di fatto il cuore, l'atteggiamento del sabato. In questo sabato incontriamo il Signore che scende negli inferi, che viene a liberare l'umanità decaduta, che prepara la risurrezione. È un po' il seme gettato in terra che inizia a spingere per tornare fuori, per germogliare e per dare forza alla nuova vita. Ma anche il giorno della donna, la madre, Maria, la donna del sabato, che custodisce nel cuore l'attesa più bella. E così come siamo stati affidati a lei, dalla croce, con lei, vogliamo trascorrere questo tempo, questo giorno, nell'attesa di ritrovarci domani sera, alle ore 21, nel celebrare appunto la grande veglia pasquale e cantare l'alleluia della risurrezione.
Scenda, Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen.